Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Si mantiene costante il trend in discesa dei numeri di ricoveri e decessi per Covid anche in Abruzzo. Sul fronte vaccini una spinta a un ulteriore miglioramento del quadro potrà darla l'apertura da lunedì delle prenotazioni per gli over 40. Le inoculazioni per questa fascia di età inizieranno dai primi di giugno. Il servizio. La campagna vaccinale porta i suoi benefici, che stanno nei numeri, e in Abruzzo è pronta una nuova accelerazione. Da dopodomani, lunedì 17 maggio, si apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni della fascia di età 40-49 anni attraverso il portale di Poste Italiane, cui si può accedere anche tramite quello della Regione Abruzzo. L'indicazione di massima è che gli over 40 inizieranno poi a vaccinarsi dall'8 giugno. Già aperte le prenotazioni per la fascia di età 50-59 anni, per la quale le inoculazioni prenderanno il via a metà della prossima settimana, il 20 maggio. L'Abruzzo è prossimo alla somministrazione di 600.000 vaccini. A questa mattina il dato era di 594.087 dosi inoculate su poco più di 690.000 dosi consegnate, con una percentuale di somministrazione dell'86,1%. Secondo gli ultimi dati elaborati da U-Trend, l'Abruzzo ha una percentuale di vaccinazione con almeno una dose agli adulti over 16 del 35,6%, un filo sopra la media nazionale del 35,4%, dato che diventa del 16,6 su entrambe le dosi rispetto al dato nazionale che si assesta al 15,5%. Si diceva dei benefici della campagna che nei numeri, nell'aggiornamento di ieri, si è constatato che l'aumento settimanale dei nuovi contagi è sensibilmente sceso rispetto alle due settimane precedenti. Ieri il dato portava un più 744, quando nei report precedenti si era sempre sopra quota 1000. In calo anche i decessi. Due settimane fa si era registrato un più 43, poi più 25 e ieri un più 24, con una giornata, quella di mercoledì scorso, nella quale il bollettino quotidiano aveva riportato zero a questa voce, che è poi quella più dolorosa. In netto calo anche i ricoveri, in particolare quelli in terapia intensiva. Erano 36 due settimane fa, successivamente 27, fino ai 19 rilevati ieri, con decrementi che oscillano tra le 8 e le 9 unità. Un trend che, se si mantenesse stabile, potrebbe portare all'azzeramento dei posti occupati in terapia intensiva da malati Covid tra 2 o 3 settimane. Così come sono scesi i ricoveri ordinari, sono nell'ultima settimana di 92 unità. E poi i casi attualmente positivi in Abruzzo, da ieri sono scesi sotto le 7.000 unità. Per ritrovare un dato simile bisogna tornare ai primi di novembre, quando la seconda ondata del Covid era in piena espansione. Dinamiche che spiegano anche il motivo per cui la Regione Abruzzo non rischia ulteriori chiusure né di scivolare in zona arancione. Allarme che si era diffuso dopo l'ultima rilevazione dell'indice R con T a 0,95, vicino alla soglia fatidica di 1. Il quadro epidemiologico è in netto miglioramento in tutto il paese e ieri il Presidente della Regione Marsilio ha fatto sapere che il Ministro Speranza è pronto ad accogliere la richiesta avanzata dalle regioni di revisione dei parametri di classificazione, laddove l'indice R con T ora risulta inadeguato a fornire la categoria di rischio. Vista la bassa pressione negli ospedali, l'Abruzzo non finirà in zona arancione e le nuove misure di classificazione saranno con ogni probabilità introdotte con il decreto Sostegni Bis. E a tal proposito, l'R con T calcolato sui sintomatici resterà tra gli indicatori di riduzione del rischio, ma non rappresenterà più un automatismo per determinare l'assegnazione dei colori alle regioni. E quanto si apprende da fonti che lavorano alle modifiche dei parametri in merito all'aggiornamento degli indicatori a cui lavorano Istituto Superiore di Sanità, Ministero e Regioni, l'automatismo, come già annunciato, riguarderà esclusivamente l'incidenza dei contagi sulla popolazione e il tasso di ospedalizzazione. In generale gli indicatori passeranno da 21 a 10 o 12. Lunedì è previsto un incontro tra tutte le componenti per un accordo definitivo.
La riapertura degli ambulatori di via Rubicone con la ripresa degli screening di prevenzione secondaria e l'inaugurazione tra qualche giorno di nuovi sportelli LILT sul territorio all'interno di sedi istituzionali sono due le iniziative assunte dalla LILT, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori, sezione di Pescara, che domani, domenica 16 maggio, celebra la 16ª giornata nazionale del malato oncologico. Lo ha detto il presidente della LILT Abruzzo, il professor Marco Lombardi. Gli ultimi numeri inerenti alla diffusione del cancro sono pessimi nell'anno dell'emergenza Covid-19, ha sottolineato Lombardo. Ai dati statistici che parlano di 1000 nuovi malati diagnosticati ogni giorno solo in Italia si affianca infatti un pesante rallentamento delle attività di prevenzione, sia quella primaria che da sempre mirava a coinvolgere la popolazione in un processo formativo informativo sugli stili di vita sani che consentono oggi di impedire l'insorgenza del cancro, sia quella secondaria con la cancellazione di centinaia e centinaia di attività di screening. La LILT, comunque, ha aggiunto il presidente Lombardo, cresce sul territorio. Nei prossimi giorni saranno inaugurati nuovi sportelli di riferimento in alcune sedi istituzionali ai quali si potranno rivolgere i cittadini per chiedere informazioni o per orientarsi nel mondo degli screening per i quali è urgente prevedere la deospedalizzazione sul territorio. Cambiamo pagina, la cronaca, tre ragazzi ammoniti dalla questura di Pescara per cyberbullismo. Questa è la prima volta che succede dall'entrata in vigore della legge del 2017 che regola questo genere di reati. Giuseppe Dintino. Tre ragazzi ammoniti dalla questura di Pescara per cyberbullismo. Tutto è partito dalla segnalazione della madre di una ragazza che sarebbe stata oggetto di offese denigratorie da parte di alcuni coetanei tra i 15 e i 16 anni di età. I cosiddetti cyberbulli avrebbero realizzato degli sticker, immagini online ottenute dalle foto sui profili social della ragazza e da altre foto scattate di nascosto. Così poi avrebbero preso in giro la vittima in alcune chat. Da qui l'intervento della polizia, la quale, visto la giovane età dei soggetti, ha deciso di percorrere la via amministrativa ammonendo i tre ragazzi. È un provvedimento sempre che ha natura, come dicevo prima, preventiva e serve appunto ad evitare che determinati comportamenti abbiano conseguenze ulteriori sia per la vittima ma anche per l'autore, perché lo preserva da un eventuale processo penale, perché come dicevo prima sono comportamenti che possono avere una valenza anche sul piano penale. Il provvedimento, i cui effetti scadranno al compimento della maggiore età, è amministrativo, per cui non occorrono prove di rilevanza penale, ma solo la sussistenza di indizi. Questa è la prima volta nella storia di Pescara che la questura emette un ammonimento per cyberbullismo. E questi sono i primi ammonimenti che facciamo, quindi sicuramente questi episodi è venuto fuori, però è l'unico che noi, di cui abbiamo avuto contezza. Serve, ripeto, proprio ad assolvere una funzione monitoria e quindi poi educativa. In tre palazzine ATER di Pescara, dove vivono disabili e anziani, manca l'ascensore. I residenti hanno fatto richiesta dei lavori anni fa e nella programmazione 2021 sono stati stanziati i soldi dell'ascensore, però nessuna traccia. Vediamo il servizio. Il progetto c'è, i soldi anche, quel che manca è l'ascensore. È per questo che persone con problemi di deambulazione, quali disabili e anziani, sono segregati in casa. Succede alle case Gescal di via Valle San Mauro a Pescara, dove tutte le palazzine dell'ATER hanno da anni l'ascensore, fatta eccezione per soli tre fabbricati in cui i residenti sono stati abbandonati. Sono anni che abbiamo fatto richiesta, ci racconta un'inquilina, ma nessuno ci ha mai risposto. Ne ho avuto prima una protesi completa al ginocchio che si è rotta e poi me l'hanno rimessa e io abito al primo piano rialzato e ogni tanto scendo con le stampelle, ma adesso è peggiorato perché col Covid non ho potuto fare la fisioterapia, è tutto chiuso, dovevi fare la piscina tutte, e niente, per scendere ho le stampelle, poi questo il deambulatore mi sono dovuta fare perché mi stanco, il dolore è forte. E ce l'ho nel garage e ogni tanto esco perché io non ce la faccio, sta chiusa sempre dentro. E noi facciamo questa domanda 15 anni fa perché a fianco a me la signora è morta, stava proprio sulla sedia a rotelle.
Eppure non vi sono problemi tecnici per la realizzazione dell'ascensore e a mancare non sono nemmeno i soldi. Sono stanziati 150.000 euro che però non arrivano all'Ater. Come spiega ai nostri microfoni il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari. Sono tre palazzine, case Gescal popolari, proprietà di Regione Abruzzo, senza ascensore, il civico 40, 42 e 44, e sono proprio quelle abitazioni dove ci sono malati gravissimi, disabili, anziani che non possono scendere più di casa da tanti anni, sono segregati in casa, persone con gravi patologie che oggi non sono potuti scendere sotto e che non ce la fanno più e che dicono: guardi, noi vorremmo rivedere la luce del sole. Al bilancio di previsione del 2021 ho fatto stanziare 150.000 euro alla Regione Abruzzo, quindi i soldi ci sono, l'Ater ha fatto il progetto, quindi è tutto pronto, si è intoppato tutto al trasferimento, cioè le somme non vengono trasferite dalla Regione all'Ater. I soldi ci sono, come mai non vengono trasferiti all'Ater? È proprio questo il problema che stiamo chiedendo a Regione Abruzzo, chiediamo al Presidente di Regione, l'assessore regionale al bilancio Liris, di sollecitare la Regione, i loro uffici a fare questo benedetto trasferimento, perché si sta parlando di riprogrammazione dei fondi europei, perché sono fondi, soldi che vengono dai fondi europei, la riprogrammazione si fa in un'ora, non dobbiamo aspettare mesi, mesi e mesi e mesi per la riprogrammazione delle risorse europee. Adattare la produzione artistica delle ceramiche di Castelli al mercato moderno, nazionale e internazionale, e questo è l'obiettivo della startup Castelli di Ceramica, una iniziativa che è stata presentata in provincia di Teramo. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Castelli di Ceramica è un progetto di innovazione e design che lancia sul mercato della quotidianità una linea di oggetti castellani, artistici e moderni da usare tutti i giorni, destinato alle generazioni più giovani. Come avete innovato? Abbiamo semplicemente applicato sensibilità a tutto ciò che di grande già c'era, quindi abbiamo preservato la tradizione, la bravura, l'identità degli artigiani per conferire a questi grandissimi valori l'innovazione che poteva portare tutto questo nel terzo millennio, adducendo delle nuove funzionalità al prodotto. Una linea di oggetti quotidiani realizzati con un occhio sempre attento alla grande tradizione della ceramica di Castelli, ma che punta attraverso l'innovazione del design alla conquista di mercati contemporanei. L'idea è di introdurre in un segmento di pubblico più giovane, diciamo il segmento obiettivo sono le giovani coppie appassionate di design, e quindi far scoprire loro una tradizione straordinaria ma con nuove funzionalità. Quindi l'introduzione sul mercato è attraverso i canali commerciali tradizionali, ma anche i nuovi canali digitali che ci danno sbocco su nuovi segmenti e nuove potenzialità. Sono particolarmente costosi? No, assolutamente no. Sono varie fasce di prezzo possibili, ma soprattutto ci sono personalizzazioni di vario tipo che permettono anche ai ceramisti di esprimersi in maniera libera. La provincia come sostiene questo progetto innovativo? Questo si inserisce in un progetto più ampio che la provincia ha avviato da circa un anno, cioè quello comunque di coinvolgere il territorio per elaborare delle idee e delle soluzioni progettuali. Oggi abbiamo l'occasione di presentare questo eccellente progetto che sarà finalizzato al recupero della ceramica di Castelli in vesti innovative. Ci sarà la possibilità di coniugare la tradizione di Castelli con le più moderne tecnologie per conquistare i mercati futuri. Il più recente cambiamento d'epoca Castelli lo ha vissuto lo scorso Natale, quando il suo originalissimo presepe monumentale è stato ammirato da tutto il mondo in piazza San Pietro, un'iniziativa quella sostenuta dal Vescovo di Teramo Monsignor Lorenzo Leuzzi e particolarmente apprezzata da Papa Francesco. Ieri prima frazione del giro con l'Abruzzo protagonista, partenza da Notaresco e sul traguardo di Termoli, sprint vincente per Caleb Ewan della Lotto Sudal, ma domani sarà giornata da Circoletto Rosso, si partirà da Castel di Sangro per arrivare a Rocca di Cambio, terreno fertile per i big della classifica generale, compreso il nostro Giulio Ciccone. Servizio di Jacopo Forcella. Sul traguardo di Termoli è Caleb Ewan a battere tutti in volata nella prima delle tre giornate abruzzesi del Giro d'Italia edizione 104. La partenza da Notaresco ieri alle 12.50 per la frazione numero 7 è stata condizionata da una fuga lunghissima e durata oltre 150 km di terra e uomini. Pellò dell'Androni Sidermec, Marengo della Bardiani CSF Faizanè e Christian della Eolo Cometa, la cui azione è terminata a 17 km dal traguardo. Il tutto in una tappa che ha visto il passaggio sulla Nazionale Adriatica prima della svolta verso Chieti e poi
poi Miglianico, coi due padroni di casa, Ciccone e Cataldo, salutati a casa loro dai tanti appassionati sulle strade d'Abruzzo prima della picchiata per tornare verso il litorale e sconfinare verso il Molise. Ed è proprio a ridosso dello sconfinamento che nel gruppo iniziano le prime schermaglie per rintuzzare sui fuggitivi di giornata e preparare il rush finale, con Peter Sagan che sembrava per caratteristiche l'indiziato principale al successo, viste le doti di assoluto finisseur dello slovacco. In realtà la Bora Hansgrohe, anche grazie al lavoro di Daniel Ossi, ha anche provato a portare il tre volte campione del mondo nelle condizioni migliori di poter sprintare per primo sul traguardo termolese. Ma gli ultimi 1800 metri, con uno strappo prima dell'arrivo, pur se a grande andatura, non ha scremato i velocisti. L'allungo di Fernando Gaviria in netto anticipo non ha sorpreso Iwan, oggettivamente in questo momento il più forte tra gli uomini jet della Corsa Rosa. Oggi la tappa in Puglia, ma le attenzioni sono tutte a domani, quando la partenza da Castel di Sangro e l'arrivo a Rocca di Cambio con il tratto finale in sterrato sembrano essere terreno fertile per Giulio Ciccone, ormai diventato l'uomo classifica della Trek Segafredo, visto il ritardo di Bauk e Mollema nella generale, con Nibali ancora semiconvalescente. Frazione da 158 km, quella di domani è 3.400 metri di dislivello, col passo Godi in avvio, Forca Caruso e l'ascesa verso Vindoli, penultima asperità prima di salire verso Rocca di Cambio ai 1.655 metri. Tappa tutta da vivere, coi big della classifica che affilano le armi in attesa della prima vera resa dei conti sulle strade d'Abruzzo. Dunque siamo nella pagina dello sport calcio, mentre proseguono le riflessioni in casa Pescara sulla prossima stagione in Serie C, l'ex difensore biancazzurro Giacomo Di Cara e l'ex capitano Michele Gelsi danno alcuni consigli su come ripartire e sottolineano quanto sia importante il rispetto dei ruoli nell'organizzazione societaria e la necessità di un repulisti della rosa. Vediamo. Ci sono dei ruoli che devono essere rispettati, tutti devono dare il proprio contributo, e quando questo, io parlo a livello generale, a tutte le specifiche, perché la società prevede delle figure che sono obbligatorie. C'è un presidente, c'è un direttore sportivo, c'è un allenatore in seconda, c'è un preparatore atletico. E a cascata poi ci sono delle figure che sono obbligatorie nel mondo del calcio, e ogni figura del mondo del calcio deve avere la propria competenza, deve avere il proprio spazio e deve decidere per quello che è la sua competenza. Consiglio di fare le cose fatte per bene, fare le cose prendendo giocatori non importanti, ma giocatori pronti per questa categoria. Giovani di valore, ripartire da giocatori che tengono veramente a questa maglia, e dopodiché, ecco, cioè essere pronti per risalire, perché rimanere un anno in quella categoria significa, non dico morirci, ma fare una fatica immane poi per venirne fuori, perché poi diventa veramente difficile. Secondo me già dall'epoca doveva essere fatto un ripulisti dopo quello che è successo l'anno scorso, cioè tagliare proprio dalle radici, direttori, giocatori, tenere, come ha detto Giacomo, due o tre giocatori che erano stati un pochettino più affidabili, poi il resto deve essere tutto cambiato. Invece siamo rimasti con quasi tutti i giocatori, stessi direttori, come se niente fosse. E purtroppo poi gli errori li paghi. Dopo quello che è successo ulteriormente dopo un anno, non deve più rimanere nessuno, né direttore né allenatore, deve essere una nuova linfa in tutti i sensi. Prendere giocatori di categoria, gente che ha voglia di correre, gente che ha voglia di dimostrare che può stare non in Serie B ma in Serie C, per poi andare a step. La 29esima giornata del Girone F di Serie D vede il rinvio della gara del Giulianova, che sarebbe stato impegnato al quinto Ricci di Aprilia. Scontro tutto abruzzese a Castelnuovo, dove arriva la Vastese, il Pineto va a Fiuggi, mentre il Notaresco ospita la Cinzia Albalonga. Vediamo il servizio di presentazione della giornata appunto di domani.
In Serie D torna a giocare il Castelnuovo che, dopo aver visto rinviati gli ultimi impegni a causa dei contagi che avranno colpito il gruppo squadra, avrà subito uno scontro tutto in salsa abruzzese contro la Vastese. Aragonesi che in settimana invece si sono fermati all'Aragona contro il Castelfidardo, mentre i neroverdi devono cercare di difendere la piazza playoff che adesso condividono con Recanatese, Matese e appunto Castelfidardo. Il vantaggio degli uomini di Guido Di Fabio sta nel minor numero di gare disputate, 26 contro le 28 delle rivali. Castelnuovo, che sarà privo di alcune pedine, in difesa mancherà lo squalificato Terrenzio, mentre la Vastese proverà a cancellare la propria opaca di mercoledì contro i marchigiani, ma dovrà farlo senza Nicolas Di Filippo, appiedato anche lui per un turno dal giudice sportivo. Ci prepariamo per continuare a fare questo tour de force che sapevamo che ci fosse, che ci stesse, e quindi siamo propensi a fare questi sacrifici fino alla fine, perché il campionato dice questo, e quindi dobbiamo essere poi bravi a trovare i punti e non solo con le squadre che ci hanno, ecco, come il Nutaresco o il Campobasso, anche con altre squadre. A provare a dare una mano al Castelnuovo, anche per poter accorciare sulla terza piazza, potrebbe essere il Nutaresco. Calzavini, dopo aver regolato in settimana il Monte Giorgio, ospita la Cinzia Albalonga. I rossoblù, dopo il successo di mercoledì, hanno accorciato la distanza che li separava dal Campobasso, ma i molisani hanno da recuperare una gara in più e domani ospitano il Tolentino, che è ai margini della zona calda di classifica. La lotta per il vertice però per il Nutaresco allo stato attuale passa per forza di cose da una flessione del Campobasso, che tuttavia sembra lanciatissimo verso il salto di categoria. Chi invece vede rinviato l'impegno della 29esima giornata è il Giulianova, che avrebbe dovuto far visita all'Aprilia al Quinto Ricci, gara rinviata data da destinarsi. Un vero peccato per i giallorossi che, grazie ai successi in ordine cronologico con Fiuggi e Monte Giorgio, stanno risalendo la china in classifica in attesa degli altri due recuperi che la formazione di Leonardo Pitetto dovrà disputare contro le squadre che le sono dietro in classifica, Agnonese e Porto Sant'Elpidio. Quello coi marchigiani però arriva presto, mercoledì infatti infornata di gare per cercare di riequilibrare una graduatoria con ancora troppi asterischi. Non sarà l'unico recupero del Girone F, perché sempre mercoledì scenderanno in campo Monte Giorgio Vastese, Agnonese Tolentino e Vasto Girardi Pineto. E a proposito di Pineto, domani sarà di scena al Capo i Prati di Fiuggi contro l'11 di Beppe Incocciati. L'impegno di quelli insidiosi per i biancazzurri, che dovranno fare a meno di Della Quercia squalificato, ma col vento in poppa di un cammino che ha visto, a parte lo stop di Campobasso, la squadra di Pomante rinanellare una serie di risultati che stanno riportando il Pineto a pochi passi dalla zona playoff. Guarda, è stata una bella emozione ritornare in campo dopo, veramente sono passati 3-4 mesi, ed è stata un'emozione unica, soprattutto perché era il mio giorno del compleanno, ed è stata una grandissima vittoria da parte dei ragazzi. È stato molto emozionante, sì, anche perché abbiamo vinto 3-1, che era una partita molto importante per noi, e anche per ringrazio il mister per l'opportunità, i ragazzi, perché è stata una bellissima partita, e Meninglieri per il gol dedicato. Sì, è una partita molto difficile, è una squadra molto compatta, sanno giocare bene a pallone, e noi non dobbiamo sbagliare questa partita per noi, per il nostro cammino, perché stiamo facendo molto bene, e andiamo là con la consapevolezza di fare bene, perché siamo una grande squadra e possiamo portare a casa questi punti. Riabituare i bambini all'attività sportiva, e questo è l'obiettivo principale del Pine Campus, che inizierà il prossimo 28 giugno allo stadio Mariani Pavone di Pineto. Vediamo. Un campus sportivo multidisciplinare dedicato a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni e che coinvolge 6 società del territorio. Oltre al Pineto Calcio, anche l'Abba Pineto Volley, l'Atri Pineto Baseball, il tennis club Gli Oleandri, il Nuovo Pineto Basket e la Pallacanestro Roseto. Gli istruttori di queste società organizzano il Pine Campus allo stadio Mariani Pavone dal 28 giugno al 23 luglio, e i partecipanti avranno l'opportunità di cimentarsi con tutti questi sport, con l'obiettivo di essere stimolati e riavviati alla pratica dell'attività sportiva dopo il lungo stop generato dalla pandemia. La soddisfazione del presidente del Pineto, Silvio Brocco. Sicuramente una gran bella iniziativa che coinvolge giovani e ragazzi da 6 ai 12 anni, quindi sicuramente sarà un'iniziativa molto formativa per i giovani, che si sentono aggregati, uniti, e che possono convivere insieme dei momenti belli dello sport. Viene in un momento in cui ha un significato di risorgere
con le iniziative sportive. E quindi la cosa a noi fa piacere tantissimo. Io ringrazio tutto lo staff del Pineto che ha avuto questa splendida iniziativa, idea di coinvolgere non solo il calcio, ma la cosa più bella è vedere i giovani, i ragazzini da 6 ai 12 anni impegnati in quello che è il sacrificio dello sport e quindi un altro percorso educativo della loro vita. A breve tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.